Cari ragazzi e ragazze, un saluto da Martina Pescio, con l'edizione odierna di Questo non è un TG Giovani. In questa puntata parleremo di calcio, 1000 tifosi per la Juve in Trentino. Auto, nel 2050 le automobili si guideranno da sole. Internet, le mail e gli SMS fanno bene alla salute. E di musica, parte il tour di Fabrizio Moro. 1000 tifosi per la Juve in Trentino, all'arrivo a Pinzolo uno striscione dedicato a Pavel Nedved. Un migliaio di tifosi ha accolto la Juventus al suo arrivo in Trentino per il terzo anno in ritiro a Pinzolo, in Varendena. Il pullman è arrivato nel pomeriggio all'hotel Royal Olympic e ha trovato i tifosi pronti con bandiere, trombette e slogan, compresi cori contro l'Inter. Per Pavel Nedved c'era uno striscione del club di Lainate, l'amore è cieco. Poi un sogno scritto su di un altro telo, da Pinzolo a Roma solo andata, cioè la finale di Champions League nel Birino. Auto, nel 2050 le automobili si guideranno da sole, secondo l'ex designer di Fiat e Lancia Mike Robson. Auto senza guidatore nel 2050, secondo l'ex direttore dei centri di stile di Fiat e Lancia Mike Robson. Saranno realtà. Robson, riferisce al sito di justauto.com, ha fatto la sua previsione durante la conferenza di Interior Motives Europe, svoltasi nei giorni scorsi a Torino. A giudizio dell'ex capo designer del Lingotto, i progressi tecnologici consentiranno alle case automobilistiche di realizzare modelli capaci di spostarsi nel traffico cittadino da soli. Internet. Le mail e gli SMS fanno bene alla salute. Al via i therapy anti-stress. Un nuovo servizio che si affida a cellulari e internet è offerto agli australiani con problemi di salute mentale. La tecnologia sviluppata dal Black Dog Institute consente ai pazienti di controllare ogni giorno le condizioni, segnando umore, periodi di sonno, attività fisiche, assunzioni di farmaci, alcol, droga, inviando poi in via email o cellulare i dati ai medici che rispondono con messaggi di allarme se qualcosa non va bene. Infine parliamo di musica con il tour di Fabrizio Moro, importante data del giovane cantautore al Roma Rock Festival. Parte dal Roma Rock Festival il primo tour di Fabrizio Moro. Dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo con il brano Eppure mi hai cambiato la vita e il nuovo singolo Libero, parte il primo lungo viaggio musicale del cantautore romano. Moro sarà accompagnato da Massimiliano Gatti alla batteria, Fabrizio Termignoni al basso, Marco Marini e Danilo Molinari alle chitarre ed Enrico Solazzo al pianoforte. Questa era l'ultima notizia, Martina Pescio vi saluta e vi dà l'arrivederci sul sito www.natorusso.it.